lascia il campo sconsolato quando al fischio finale mancano ancora una manciata di secondi. L'amarezza del Lecce è tutta nel primo piano del suo timoniere, Zdenek Zeman. C'è polemica, rabbia e frustrazione dietro la fuga del Boemo immediatamente dopo il rigore concesso da Rodomonti all'89esimo. È l'episodio chiave di Inter-Lecce, la diapositiva di una vittoria sofferta, l'ennesima della stagione nerazzurra. La migliore medicina per lenire le ferite del primo stop stagionale. L'Inter del dopoderby è sempre lei, nel bene e nel male, vizi e virtù in continua altalena contro il Lecce come durante tutte queste 27 giornate di campionato. Un avvio di gara prorompente, vanificato dal primo blackout difensivo. Mancini è costretto a rinunciare a Toldo, indisponibile dell'ultima ora, al suo posto Carini, che non può nulla al 21esimo quando Pinardi conclude in rete un rapido contropiede leccese. La reazione è rabbiosa, Adriano ha voglia di festeggiare al meglio il ritorno da titolare la centesima in A. Ma sulle sue conclusioni a cavallo del 25esimo è sempre attento Sicignano. Il raddoppio sistematico è l'unica eccezione concessa da Zeman al talento del brasiliano. Il pareggio, che arriva pochi istanti più tardi, nasce però da una palla inattiva. Cordoba, non esente da colpe sul vantaggio ospite, si fa perdonare in area avversaria, incornando in rete il pallone dell'1-1. In una difesa già orfana di Toldo, Mancini al 26esimo è costretto a rinunciare anche a Favalli, al suo posto Zemaria con Sanetti dirottato sulla sinistra. L'innesto di Van der Meyde sembra la mossa azzeccata, della sua presenza beneficia soprattutto il nigeriano Martins, suo l'ultimo brivido del primo tempo, con Sicignano ad offrire un altro motivo alla candidatura a migliore in campo. 12 tiri in porta, 5 palle gol nitide, numeri che riassumono da soli la consistenza dei primi 45 minuti da parte dei nerazzurri. La ripresa entra subito nel vivo, con Adriano bravo a resistere al rullo impreciso nel diagonale, che non trova lo specchio. Sulla falsa riga del primo tempo la pressione dell'Inter diventa addirittura feroce. Ci prova Cambiasso, ci prova Van der Meyde. In entrambi i casi Sicignano si conferma insuperabile. 20 minuti di intensità rara che non sortiscono però effetti. E sulle tribune di San Siro, come nelle menti di Mancini e dei suoi ragazzi, inizia a serpeggiare l'incubo dell'ennesimo pareggio stagionale. Il tecnico nerazzurro gioca la carta cruzza al 22esimo. Fuori Van der Meyde, ma l'ingresso della terza punta, almeno in avvio, sortisce gli effetti opposti. L'Inter sembra perdere equilibrio, lo capisce il Lecce che con Conan al 29esimo semina scompiglio nell'area nerazzurra. Da Moviola al 34esimo l'uscita di Carini ancora una volta sul Livoriano, spostato centrale da Zeman dopo l'uscita di Bielanovic. La conclusione di Dallabona grazie all'Inter, il replay non scioglie i dubbi anche se l'intervento dell'uruguaiano sembra in area. Moviola che diventa protagonista al 43esimo per legittimare la decisione di Rodomonti di punire col rigore l'intervento scomposto di Angelo su Cruz. Dal dischetto va Adriano che non sbaglia, interrompendo un digiuno lungo 3 mesi. Non esulta il brasiliano, poi l'abbraccio dei compagni lo scioglie, almeno in un sorriso. 54esima rete per lui, Zeman è già nel tunnel e non può incrociare lo sguardo del mancio. Per lui si chiude al meglio la settimana più lunga e difficile della stagione, con 2 obiettivi centrati, i 3 punti ed il recupero del brasiliano perduto.